Siamo pronti, Sara, per... Ci siamo, per il secondo. Per il secondo. Allora, cosa prepariamo? Facciamo un'insalatina un po' particolare di gamberi, arance, uova di quaglia, mandorle e valeriana. Che quella ti... Ti dà una calmata. Mi dà una calmata che sono un po' agitato. Allora... Ti insegno una cosa, innanzitutto. Sì. Allora, a parte che abbiamo già fatto... abbiamo fatto le uovette sode. Queste qua sono le uova di quaglia, le conosci? No, non le ho mai viste, posso? Eh sì. Posso? Non ti bruciare. Cioè, qua dentro ci doveva essere una quaglia, non so se... Sì, ma come dice mia nipote, non erano sposate, quindi dentro non c'è il pulcino. Hai visto che ci sono un po' di gamberi puliti, un po'? Non puliti. Non sporchi, però ancora da pulire. Ok, bene. Eccoli qua. Li abbiamo già un po' puliti, adesso insegniamo a Nicolas come si puliscono i gamberi. Fantastico. Allora, fammi vedere il primo. Questo è il gambero. Sì. Perché? Vieni qua. Mettimela qua, guarda. Sì. Togli la testa. Ok. Togli il carapace. Tolgo il carapace. Il? Carapace. Mm-hmm. Carapace. Ok. Secondo te è pulito? No. Bravo, ma perché hai avuto un suggerimento prima tu? No, assolutamente no, si vede. Si vede? Sì. Perché c'è l'intestino da togliere. Io non te lo volevo dire va prima. Bene. Bisogna, vedi, lo vedi che, non so se si vede bene qua, però c'è un po' più scuro. Allora noi incidiamo. Sì, è una roba quasi chirurgica. Sì, eh. Infatti bisogna essere chirurghi. Lo vedi questo? Sì. È il suo intestino. Lo togliamo perché ci fa schifo mangiarcelo. Ok. Oh! Ok. E quello... Brava Sara. Faccio l'altro, nel frattempo tu... Io... Nel frattempo io condisco l'insalata. Vai. Allora, sale mi e olio di qua. Proprio. Eh? Metto qua io? Mettiti... Dai, qua. Vieni, stai qua. Io vicino non ti a te, do. Qua. Siamo allora, vicini, vicini. Allora, facciamo così, io stacco la testa. Stacca la testa. Via, track. Mozzata. Vai. Poi stacco le gambette qua, no? Sì, però... Sì, ma io... Lasci una... sì, ma... Lasci una mossa. Sì, ho capito. Il carapace. Il carapace. Carapace, leviamo il carapace, via. Ecco qua, sono proprio abilissimo, eh. Sei bravissimo. Ecco qua, via. Fa vedere queste due arance. Fantastico. La coda, come l'hai lasciata qui? No. La stacco? Sì. Ok. Via. E ora? Ti do il coltellino. Ah, sei ancora lì? Ok, coltellino, mm-hmm. Da sopra l'ha inciso, incidi. Vero? Incidi, lo vedi che c'è il nero? Sì. Bravissimo. Tac, open it. Oh, ne stacco ancora uno. Io intanto ho messo sale, sì. Succo di mezza arancia e adesso aggiungo l'olio. Ok. Bravissimo, adesso li via. Tuffiamo un attimino. Nell'acqua. Un attimo, sì, l'acqua. Perché troppo si rovinano, eh. Ok. E vammi a sbucciare per favore le uovette. Le uovette. Le uovette, andiamo a sbucciare le uovette. Allora, mentre tu fai questo, allora l'insalatina sbuccia proprio è pronta, così, è importante sempre assaggiare per il sale. Sì. Tutto si assaggia. Certo, sicuramente lo mangio. No, davvero, no, è importante in cucina, non scherzo, bisogna sempre assaggiare tutto perché non puoi mai sapere se hai messo il sale, se ne manca un pochino. Se devi fare qualcosa, se tu non assaggi diventa un problema perché poi poni gli altri nella condizione di fare da cavie e non è bello. No, non è bello, è una cosa... Nel frattempo i nostri gamberetti, aspetta scusa. Facendo un lavoro passo qua. Passo dietro. Poi le ovette basta, qua basta. Sbucciate dove le metto? Adesso ti faccio impiattare. No, pure? Impiatti? Impiatto, impiattiamo. Guarda, visto sono già proprio una sbollentata. La nostra insalata di, si chiama? Insalata di gamberi. Di gamberi, insalata di gamberi. Ecco qua. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Non nascondiamolo, giriamo. Sei stato bravo.
nella parte. Ma perché poi c'è ancora una cosa da fare. Sì. C'è da pelare a vivo l'arancia. Peliamo l'arancia. Allora, usiamo questa metà qua. Sì. Intanto la sbucciamo bene. Quante cose che impariamo, eh? Impariamo a sbucciare le arance, che non lo fa nessuno mai, eh? No? No. A vivo, sai cosa vuol dire? Cosa vuol dire a vivo? Vedi? Aspetta, eh? Cioè, vediamo che se si vede bene. Si vede proprio, è proprio la polpa a vivo. Ah, a vivo. A vivo. Perché me lo diceva sempre mio papà, no? Diceva che se non la finisci ti spolpo a vivo. Ora finalmente ho capito. Ho una vaga impressione che non intendesse la stessa cosa, però no, se no. Ti piace pensare così. No. Ok, adesso ti mando a prendere. Non prendiamo proprio un piatto, allora ci sono più possibilità. Adesso va di moda mettere nel bicchiere. Sì, sì, anche. Però io proprio nel bicchiere avevo pensato di prendere un bicchiere da cognac, però l'imboccatura è troppo piccola secondo okay, me. Ok, quindi? Quindi vai a vedere se c'è qualcosa, delle cosine che ti ho messo da parte, che può essere adatta. Vado a vedere. Ti lascio qua l'ovetto. Okay. Lasciami l'ovetto. Allora, mi hai messo da parte due cose. Vediamo un po' di queste due. Ma secondo me è questo. Ma sei bravissimo. Modestamente, vedi, ormai sono pronto. Allora, lo mettiamo qua e prepariamo la nostra allora, salatina. Allora, prendi un pochino, fai un letto di valeriana. Facciamo un letto. Un letto. L'apostrofo. No. Allora. Un letto, come quello della nanna. Va bene. Ok. Troppa? No, vai. Ok, poi? Ancora un po'? Sì. Ok. Adesso prendiamo questi gamberettini qua. I gamberetti un po' appena sbollentati. Appena, ok. Prendiamo l'arancia. Sì. Una manciata di mandorline. Sì, Oh mamma, le uova. Sai che ne bastano due? Quella che hai martoriato non serve. Ah, ne stai uccidendo un'altra? Sì, no, perché... Sei rimasto indietro, sì. Non sono tanto bravo. No, sei bravissimo. Ah, ma c'era la pelle sopra. Vedi. Quindi c'è il guscio e poi c'è anche la pelle da levare, non lo sapevo. Pardon? Ma di solito rimane tutto attaccato, eh? Ah, ok. Quindi... Andiamo a metà? Sì, okay. Ma questa è proprio una cosa estetica. E voilà. E poi un filino d'olio. Adesso per favore prendi qua sotto, sì? nascosto, sì? C'è una bowl, la prendi con lo straccio della ciotola. Ah ok, la bowl. La bowl. Eccola qua, via. Questa puliamo. Vai. E butti tutto e nascondi. Okay. Via. A posto. Si può mettere volendo anche un po' di pepe, però noi la facciamo così. E voilà. E la nostra insalatina. È pronta. La lasciamo da parte, prepariamo un attimino il dolce? Sì, lasciamo da parte, prepariamo il dolce insieme, ok? Ok. Pronti? Facciamo anche il dolce, così andiamo a concludere poi la puntata e poi andiamo a chiedere al nostro sommelier che vino si beve. Perché qua non è che si possono mangiare, bisogna anche bere qualcosa, quindi certo andiamo, che sentiamo bere. Il consiglio, eh? Perfetto. Allora, dopo un primo ed un secondo, adesso cosa facciamo, Sara? Dolce. Oh, che questo è quello che mi interessa di più, perché Un dolce veramente delizioso, che è la bavarese a due gusti. La bavarese. Diciamo, bavarese al cioccolato bianco e lamponi. Oh, ti piace, brava, il cioccolato? Così che mi piace, bravissima. Ok. Questo oggetto? Questo oggetto qua è un termometro, adesso poi lo spieghiamo per fare la crema inglese, lo spieghiamo tranquillo. Dopo, ok. Passiamo un attimo, intanto accendiamo il fuoco qua. Sì? Il fuoco. La piastra? La piastra qui dal latte, abbiamo messo il latte e lo facciamo un attimino scaldare. Qui abbiamo messo 500 grammi di lamponi e 150 grammi di zucchero. Ah, qua, e okay. Abbiamo spremuto mezzo limone. E mezzo limone, ok. Ok, andiamo a tritare. Eccoci qua. Sì, ottimo. Ah, no, guarda. No, immagino. Qua la fai. Ok. Allora. Oh, come va? Già fatto? Apri. Ah,
non ti stavo coinvolgendo. No, no, perché altro ti vedo. Tiro su. Vai, vai, vai. Ok. Annusa. Ti piacciono i lamponi? Va bene, va bene. Ah, un profumo incredibile. Adesso prendiamo. Posso bere? La panna che è semimontata. Sì, facciamo vedere la panna. Prendi la panna semimontata. La panna è semimontata, quindi sì. È ancora un pochino morbida, non un po' è? Morbida. Versa. Verso qua? Uh-huh. Ma un po'. Sì, aspetta. Sì. No. Allora dobbiamo mettere la colla di pesce. Colla di pesce. Colla di pesce. Che è fatta con il pesce. Sbagliato. Ma scusa, e con cosa è fatta? È fatta con il maiale. Si butta via niente. Del maiale non si butta via niente. Okay, si butta via. Allora, adesso fai il bravo che faccio ancora una tritata. Allora, ci siamo. Volevo farti una domanda. Dimmi. Se la fanno dal maiale, perché la chiamano colla di pesce? Perché precedentemente, pesce. Bravo, perché precedentemente si usava il pesce. Però, ad esempio, tu inviti a cena degli amici. Vai. E hai... Sì, bravo, perché mi ho paura di farlo cadere. E hai un amico vegetariano. Ah! Vabbè, tu gli dico colla di pesce, non rispondi. No, non è... Beh, anche il pesce, i vegetariani non mangiano. Ah, no, ok. Che cosa fai? Non ce lo metto. No, no, no. Prendi la agar-agar. La agar-agar. Agar-agar. La agar-agar è un'alga. Un'alga che ha un potere addensante e gelificante. Oh. E si comporta diversamente rispetto alla colla di pesce, perché la colla di pesce la dobbiamo mettere a raffreddare per forza, mentre la agar-agar già a 20 gradi inizia a gelificare, vuol dire che ha una lavorazione molto più rapida. Oh, quindi cucina Bolario, andiamo a vedere agar-agar. 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 Okay. Bravissimo. Vai, versa. Adesso versiamo il nostro composto. Il nostro composto qua. Io vado così, Vai, 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 vai. Lo facciamo vedere, la incliniamo un po'. Vai. Adesso con la frusta lo amalgamiamo bene. Io vado, allora, Vai, 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 vai. Butta tutto. Versa. Versa tutto. Verso. Opla. Versa tutto. Ecco. Vai. Metti nel lavandino che dobbiamo avere tutto pulito. Ah! Ma questo qua non si butta? No, non si butta mai, si spatola, ma poi noi ce lo mangiamo. Ok, ce lo mangiamo. Però non dire tutte le nostre cose, sennò... Ok. Ok, allora, non sparisco. Allora, adesso prepariamo... Sì. No, prendi... Prendo? Che cosa è rimasto? Il contenitore per mettere il dolce. Bella, bella definizione, dai. Che si anche detto... Sì, dicasi. Facciamo i bicchierini, si fanno. I bicchierini. La, si può ecco fare qua. Nell'anello, ma noi adesso usiamo il bicchierino, ne versiamo. Usiamo il bicchierino, via. Allora, vediamo un po' se c'è un cucchiaio, non c'è. Oh. Aia, aia, sembra yogurt. Sei bravo. Secondo me ti cade. No. Se ti cade di picchio, eh. Allora. Avete visto che brava Sara? Te, tant'è. Questo è mio? Questo adesso. Va nell'abbattitore. Allora, va intanto l'avevamo già preraffreddato. Questo è l'abbattitore, eh? Questo è l'abbattitore, lo mettiamo 5 minuti. Altrimenti chi non ha l'abbattitore lo mette per un'oretta in frigo. Quindi chi non ha l'abbattitore... Un'ora in frigo. Cioè la funzione poi dell'abbattitore qual è? L'abbattitore porta a una bassissima temperatura il cibo in pochissimo tempo, proprio al cuore dell'alimento. Ah, quindi sta per l'abbattitore per la temperatura. Perché abbatte. Oh, Pensavi che fosse una cosa violenta, cattiva. E che ne so io, per me è tutto nuovo. Quindi... Ok. Quindi bravo, allora l'abbiamo spostato un attimo perché il fuoco qua era alto. Sì. E adesso dobbiamo fare... Allora, qui abbiamo messo due tuorli, sì. E abbiamo messo lo zucchero, l'abbiamo sbattuti, sì. Un po' e prendiamo, sì. Una spatolina che era nascosta qui. Una spatolina, via. Via. E adesso versiamo, stiamo facendo una crema inglese. Una crema inglese, che si capisce da? Perché dice cream. È terribile, non la dico più. Per favore, no, no, prometto. Ok. Adesso è importantissimo, via. Questo strumento, che tu mi chiedevi che cos'era. Questo qua, ah, questo, è un termometro, perché la crema inglese non deve superare gli 82-85 gradi. Ah, però. Sì, è importante. Quindi è un termometro. Okay. Sì, sì, è un termometro. È un termometro a sonda questo, A sonda. Sì. Bene, vediamo quanto misura la temperatura, tengo controllata. Bravo. Siamo a circa 50. Cosa fai? 63 gradi.
si vede 62 gradi. Ecco qua. Siamo quasi, sta salendo la temperatura. Siamo circa intorno ai 63, 60, 60, 69. 70, è un errore. Un errore di lettura. Parallasse, si dice. Di parallasse. Lascia fare, va. Allora, vedi che c'è sempre da imparare anche da te. Hai visto? Spiega cos'è la parallasse. È pronto il... No, ancora no. 81. Mm-hmm. Cioè, quando arriva 82 la levi? Sì, la togliamo. 86. Dalla... Via. Via. Era 85. Va bene, 85,9 era precisamente. Ale. Ale, via. Adesso prendiamo la nostra cola di pesce, che però... Che è fatta colla dal maiale. Di maiale. Sì. È colla di maiale. Allora, per favore, mi versi anche la cioccolata. Sì. Senza mangiarla. Io strizzo gelatina. Ma quando mai? Ma... Allora, non si mangia la cioccolata, eh? Anche gli amici a casa, volevo fare un comunicato, non si mangia la cioccolata. Mentre... Ma dipende, se ce ne metti 250 grammi, 50 te li puoi anche mangiare, ma... E... Versa. Tutta? Sì. Ma uno... Dai, prendine uno. No. Sbrigati. Adesso sai cosa dovresti fare? Mm. Ti do un compito difficile, devi andare a lavare la frusta. Lavare la frusta. Allora, la metto... Ah, come la sciacquo sotto l'acqua? La sciacqui sotto l'acqua, bravo. Ok, aspetta, vado. Ale. Sporco tutto, e vabbè, un attimo. Via. Non mi far pasticci, eh. Come nuova. Eccola. Via. Alla grande, dai che c'ho fa, voglio il dolce. Vai. Vado Vai. Io? Vai. Bravissimo? Vai. Io la terrei più giù. No, Così? No. Più giù? Adesso. Vai. Noi ci fermiamo un attimino. Mettiamo a raffreddare tutto quanto e poi dopo facciamo... serviremo il dolce quasi finito, fatto, e poi lo impiattiamo. Ok. Allora mettiamo questo in abbattitore oppure lo facciamo nell'abbattitore o lo facciamo raffreddare in frigo. Vai. Okay. Sì, vai. Ne prendiamo tre. Li pucci un attimo qua. Cos'è quello? Questo qua è albume. Albume. Di uova di? Gallina. Bravo, non certo. Di quaglia. Li puccio e li metto qua? Li pucci e li metti qua. Li pucciamo. Ok. Pucciamo. Li posi qua. E li posiamo qua. Ma perché vanno pucciati nell'albume? Perché ti faccio fare un giochino. Ti faccio brinare i lamponi. Brinare? Mm-hmm. Un'altra parola che dobbiamo imparare qua, eh. Allora... Cucina volario. Brinare. Esatto. Dicesi brinare questa operazione che ti sto facendo fare. Sì. Poi prendiamo questo zucchero qua. Sì. Si può usare lo zucchero bianco. Io prevalentemente preferisco utilizzare lo zucchero di canna perché è più salubre. È più salubre. E comunque dà una buona resa. A questo punto facciamo questo. Bisogna aspettare, sto facendo una cosa errata io, bisogna aspettare mezz'ora dopo che si è messo l'albume. Ce l'abbiamo mezz'ora a aspettare a guardare i lamponi? Ma io direi di no. No? Ok. E allora li cacciamo qua. Avete mezz'ora a aspettare, però. Gli amici a casa non hanno mezz'ora da aspettare. Vogliono capire come si fa. Ecco, infatti. Ah, serviva, è un po' come quando fai la carne impanata, serviva per far attaccare lo zucchero. Per far aderire, esattamente. Attaccare. Che adesso fai i grumi perché non avendo aspettato la mezz'ora. Non sarà. Okay. Però va bene lo stesso. Okay. Questa qua è la decorazione che avremo. La decorazione, ok? Allora andiamo a vedere qua. L'abbattitore cosa dice? L'abbattitore c'è quasi, eh? Siamo quasi con l'abbattitore, siamo quasi pronti. Allora, questa qua nel frattempo hai visto in 5 minuti? Pronta? Sì. Questa è pronta. Perché se tu la metti una sopra l'altra c'è il rischio che si mescolino un po' le bavaresi. Ah. Invece ne facciamo così e facciamo prima. Ok. Ok. E... siamo? Sì. Aspettare un attimo. Allora. Ok. Prendi la crema che nel frattempo si è raffreddata. Prendiamo la crema. Via. Ecco qua la nostra cremina. La nostra cremina. Allora. E ci mettiamo la nostra panna senza smontarla. Opla! La panna. Senza smontarla eccessivamente, sì. Poi tutte le dosi, tanto sono in sovraimpressione, Sì, poi le mettiamo. Via. Okay. Via, questo non serve.
Eccoci qua. Abbiamo quasi finito, sai? Spettacolo. Adesso lo versiamo qui. Picchio, eh? Ah, è bicolor? Eh beh, sì. Era quella la cosa bella. E adesso ancora 5 minuti in abbattitore. Andiamo a prendere la bavarese? Bravissimo, siamo? Bravissimo. Siamo? Vale a prendere. Andiamo a prenderla? Ok. Allora, dall'abbattitore, eccolo qua, bicolor. Bicolor. Ci mettiamo i lamponi brinati. Guarnizione. Ecco. E voilà. Aspetta che facciamo una cosa un po'. Facciamo un po' di spazio. Ed ecco pronta la nostra bavarese. Oh. La lasciamo così. La lasciamo così? Sì. Abbiamo fatto un bel menù. Mettiamo questo? Metticelo, no, come vuoi. Non lo so. Ma ci va dentro però, così. Ok, il menù è pronto. A me manca una cosa importante, perché io quando mangio devo... Il vino? Sì. Ah, dobbiamo prendere il vino. Voglio allora... un vino buono, me lo procuri? Aspetta, perché io conosco una persona che ci può dare due consigli. Ciao Nicolas, ciao Sara. Per il vostro menù di oggi ho deciso di abbinare un vino bianco della provincia di Torino, l'Erbaluce di Caluso. Si presenta di un colore giallo paglierino, tendente al verdolino. I profumi sono floreali, tendente all'erbaceo. E in bocca ha una spiccata ma gradevolissima freschezza. Non una grossa struttura che è adatta al vostro piatto di oggi. Mi raccomando, servitelo dai 10 ai 12 gradi e alla prossima puntata. Hai visto Sara? Bello preciso, la sua bottiglia con i suoi consigli. Perfetto. Bene, bene, fantastico. Allora abbiamo visto dei piatti molto interessanti. Seguiteci attraverso il sito internet, ovviamente anche su Telegenova, tutte le settimane. Io Sara ti ringrazio, ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima, diciamo a tutti che quelli che sono su Facebook di andare sulla pagina di Telegenova, mettere mi piace e mettere mi piace alla pagina di Pizza Pasta Mandolino, così ci fanno sentire il loro calore. A me piace il dolce e ci vediamo dopo e me lo mangio. Alla settimana prossima, ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Scusa, nel frattempo io, pazienza, ma questo mo' vado a mangiare. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.